Ah sì, sono girato il mio, ma insomma, però ci sarà tempo, come dice poi, per parlare. Questo di Alessandro, in realtà, secondo me, è un film semplice, è un film molto semplice e paradossalmente molto popolare. E il personaggio è Pasolini l'avrebbe forse definito un proletario, un operaio. Al quale peraltro, a differenza di certi modi di raccontare gli operai oggi, si riconosce anche come dire, un dolore psichico, emotivo, profondo. Un operaio che vive nella provincia diseredata, nei quartieri diseredati di una grande metropoli, e che, come dire, tira su questo ragazzino che è la cosa più preziosa che ha nella vita. Padre madre, come ha detto Alessandro, l'uomo che è stato abbandonato dalla propria moglie e che si comporta con il proprio figlio come si comporterebbe una madre, anche un po' invasiva, anche un po' in qualche modo troppo possessiva. E è un uomo che si trova di fronte all'unico dolore indicibile, che è quello della perdita di un figlio. Tutti i dolori possono essere accettabili, quello no, quello è un'autentica ingiustizia. E di fronte a questo dolore indicibile, lui reagisce giustamente nel modo più naturale possibile, chiudendo tutto, chiudendo le finestre, chiudendo le porte, buttando la chiave in mare, rifiutando la possibilità che ci sia un domani. Poi però qualcosa scricchiola, per fortuna, è la storia di quest'uomo, di questo ometto, perché questo è un ometto nel senso più affettuoso della parola. Poi la storia riparte perché lui in qualche modo decide, accetta, in qualche modo percepisce, non capisce ancora, percepisce che l'autorizzazione all'espianto dell'organo da qualche parte percepisce che c'è una possibilità. In qualche modo, la possibilità è il gesto successivo che lui compie, che è anche quello scorretto. Questo uomo compie una serie di gesti scorretti e per questo molto simpatici. E cioè, fa una cosa inaccettabile, che è quella di andarsi a cercare dove è finito il cuore di suo figlio. E comincia questo viaggio verso il nord. Non a caso anche verso il freddo, direi, verso la cristallizzazione, no? E lo trova questo cuore, lo trova nel posto meno appropriato possibile per la sua cultura, il suo modo, la sua visione delle cose e il suo rispettabilissimo razzismo. Lui è un basico, quindi diciamo razzismo, lui ha amici romeni ma li detesta. Non è il razzismo come dire, di chi ha strumenti, cultura e mezzi per capire quanto sia inaccettabile il razzismo. Lui ci combatte ogni giorno sul posto di lavoro e così via. Sto facendo un ragionamento dal punto di vista di lui, naturalmente, dal punto di vista personale, di quello che ho combattuto. Quando poi lui trova questo cuore, lo trova in un posto più sbagliato, in un posto inaccettabile per la sua mentalità, la sua cultura e così via. E quindi quest'uomo che ha passato la testa a rompere le palle agli altri, dicendo alza la testa, alza la testa, alza la testa, finalmente impara ad alzarla lui, alza la testa e fa quello che si fa quando si alza la testa, si incontrano gli occhi degli altri. E incontrando gli occhi degli altri si accorge che gli altri hanno intenzioni, bisogni, desideri, diritti, e che il tuo metro quadro conta quanto quello degli altri. Fino a dire una cosa che è la parola più rivoluzionaria che lui dice in tutto il film, quando Tatuì, hai visto il film, no? Sì, noi sì, però non lo vorremmo. Quando Anito gli chiede come sto, e lui risponde: sei carina. E gli concede il diritto al genere femminile. E per lui è un gesto enorme, enorme. Questo è un film che ha un andamento, diciamo, kellocciano, come posso dire, d'Ardenne, un realismo molto ben raccontato, molto ben recitato, un realismo emotivo, come sono i film di questi due giganti, tre giganti, che però in questo ho grande, grande ammirazione per Alessandro,
si concede anche il diritto a una pernacchia salattiniana alla fine. Per cui quest'uomo pensa che battendo le mani ti averanno fortemente di far svegliare una ragazzina indiana o pakistana, non mi ricordo, dal coma, questo sia possibile, si impone il dovere che dovrebbero avere gli artisti, il dovere del lieto fine, della possibilità, della finestra aperta, una speranza. E questo è uno dei motivi per cui ho accettato il film. E in qualche modo questo film rappresenta anche una risposta studentesca, bella, perché dopo tanto tunnel di dolore si permette quella risata finale, quella pernacchia finale, anche a tanto cinema autorale italiano, molto autoreferenziato, molto intellettuale doloroso, molto attento più allo specchio che alla finestra aperta, insomma. Questo è il mio punto di vista.